ci si dà battaglia per conquistare l'Alemann 2016, noi ci ritagliamo un po' di tempo e veniamo fuori dalla Audi Arena, che sostanzialmente è il fulcro delle attività sportive extra pista dei Quattro Anelli, per venire a vedere com'è fatta la R8 Spider. Esposta insieme alla TRS, alla Q2 e alla SQ7, la vettura si presenta decisamente evoluta rispetto al modello di precedente generazione, in particolar modo nella zona di coda, ma anche la parte laterale e anche il frontale, che adesso andiamo a vedere con più precisione. Innanzitutto davanti c'è la nuova calandra single frame con il finitura anido d'ape nella zona centrale e la cornice cromata. Poi abbiamo una bella presa d'aria che anche in questo caso, come nella zona centrale, è piena nella parte superiore, invece vuota nella parte inferiore per andare a dare dell'aria ai radiatori. C'è una bella zona inferiore del paraurti con la finitura in fibra di carbonio. Questa è tutta una vettura personalizzata da Audi Exclusive, quindi ci sono tantissimi dettagli speciali su questa vettura. È davvero bello questo splitter, mi piace moltissimo, ed è una finitura della fibra di carbonio che troveremo anche in altre aree della vettura. Per quanto riguarda i fari anteriori, ci sono ovviamente la illuminazione diurna a LED con questo taglio a L davvero particolare, identifica subito la vettura, ma poi ci sono anche i fari matrix LED con la capacità di attivare o spegnere gli abbaglianti, ma anche lo spot laser che è in grado di illuminare fino a 600 metri di strada davanti alla vettura. Questo è un sistema di derivazione alemanna, ha debuttato circa 3 anni fa nella mitica 24 ore. Per quanto riguarda la zona laterale, i cerchi sono da 20 pollici, sono gommati Pirelli. Per quanto riguarda la zona anteriore, sono 245 30 ZR20, sono delle P0 personalizzate Audi. I freni sono con pinze grigie ceramiche, quindi fanno immediatamente capire che il disco da 380 mm che troviamo qui dietro è di tipo carboceramico, un disco sicuramente molto potente ed adeguato alle caratteristiche di questa vettura. Motore ovviamente sigla V10, la zona inferiore ha una minigonna che non è molto pronunciata, ma comunque si nota la fibra di carbonio che dicevamo prima, invece la ritroviamo sul guscio dello specchietto, e poi la ritroviamo anche nella porzione di side blade che è rimasta lateralmente e che prima, soprattutto nella coupé, si estendeva fino alla zona superiore. Nella zona posteriore invece troviamo sempre il disco carboceramico, pinza anche in questo caso grigia, la ruota, la gomma è sempre Pirelli P0 305 30 ZR20, ovviamente sempre con personalizzazione Audi. Per quanto riguarda la zona posteriore, andiamo a vedere come è fatta. Ci sono alcune novità di stile con uno sfogo dell'aria molto bello che va a riprendere sostanzialmente i canoni della presa d'aria anteriore, sempre con la finitura nido d'ape anche per lo sfogo dell'aria posto nella zona centrale tra i due gruppi ottici che vanno a essere composti completamente a LED con un taglio che ricorda un po' quello della zona anteriore. La parte bassa del paraurti ha lo scarico che ha questa cornice in metallo brunito, davvero molto bella, è sdoppiata al centro attraverso una piccola paratia, e poi c'è questo bellissimo estrattore d'aria, davvero molto aggressivo nelle forme, anche molto voluminoso, e in audio assicurano essere in grado di estrarre molta aria dal fondo e quindi assicurare alla vettura, nonostante l'assenza di particolari alettoni, è in grado di assicurare un'ottima downforce. Andiamo a vedere la parte alta, che però è l'elemento che distingue di più la vettura dal modello precedente. C'è questa finitura in fibra di carbonio che va a rappresentare sostanzialmente la cornice della parte alta, va a rappresentare questa cornice molto elegante in cui vengono dislocate queste due feritoie dell'aria. Sotto c'è il motore V10, questa parte del cofano si alza nel momento in cui la capottina la vediamo molto bella da un punto di vista estetico, anche molto ben fatta, un triplo strato con questa parte posteriore, la vediamo molto tesa, un po' per assicurare una aerodinamica migliore, ma anche un po' per andare ad assicurare uno stile molto particolare alla vettura, stile che comunque non rinuncia alla funzionalità, perché il vetro posteriore, che può salire e scendere anche autonomamente rispetto alla capota, ha la funzionalità di autosbrinamento. Bella la presa d'aria posteriore, come vi dicevo, è una macchina ricca di dettagli interessanti, come ad esempio anche le nervature che corrono lungo la fiancata attorno al side blade, andando a comporre poi il passaruota. Bello, mi piace molto anche la cornice cromata, questa identifica immediatamente la presenza della configurazione Spider, anche nel momento in cui andiamo a vedere la vettura da davanti, si raccorda molto bene alla capotta, che dicevamo un triplo strato in grado di assicurare un ottimo comfort. Per quanto riguarda gli interni, c'è il solito interno della Audi
R8 non ci sono particolari differenze con i sedili sportivi con cucitura gialla a contrasto, e poi il cockpit MMI, il volante sportivo con l'Audi Drive Select e tutti gli altri tasti che permettono l'impostazione della vettura. È un abitacolo molto ben fatto da un punto di vista estetico, perché non ha il display centrale, è molto pulito, lo vediamo, mentre è riservato, tutta la parte digitale è riservata al display MMI da 12,3 pollici che spicca sotto la palpebra nella zona del cruscotto. Mi piace molto anche, guardate che bella la presa d'aria, sempre con cornice in fibra di carbonio. Insomma, una vettura davvero molto bella, arriverà durante l'estate anche sul mercato italiano. E voi cosa ne pensate di questa Audi R8 Spider? Ditecelo su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!